che è successo ai Sorrentini si iscrive in una catena di tragedie di questo tipo che non appartengono ovviamente solo a questa città, anche se oggi noi piangiamo i nostri morti, i nostri, diciamo, queste persone sfortunate che incapparono in quelle divinità accadimenti. Ringrazio anche gli amici della SONS, di Enzo Bartolucci, che domani terranno qui la commemorazione ufficiale della presenza del sindaco, il nostro parroco. E quindi mi è piaciuto, ecco, sottolineare questi due aspetti. Sono molto contento di avere ovviamente l'abate di Casa Madre, che è l'amico Ferdinando Riccardi, a cui cederò quasi immediatamente la parola. È ovvio che lascia senza fiato quello che è successo qui. Centinaia di morti, passati per le sciabole, ferite terribili. Una ferita terribile in una città che ovviamente era piccolissima, che con pochi abitanti, per cui furono colpiti praticamente tutti. Credo che non ci fosse famiglia che non fosse stata coinvolta in questo tipo di cose. Certo, le motivazioni, ora la storia poi ce la vedrà magari Riccardi, ma al di là di questo, io credo che la cosa spaventosa è che questi eccidi continuano ad accadere. Nelle stesse logiche, cambiano i nomi, da Bonaparte si va all'Ayatollah o non so a chi, ma le logiche sono le stesse e anche le vittime sono sempre le stesse. La povera gente, gli ultimi, quelli dei villaggi della Siria o della Nigeria, dove le chiese cattoliche sono nel mirino. Magari pensiamo ad altro, ad altre culture, ma questi incidi si ripetono. Ed è importante allora capire i meccanismi che portano a queste cose, perché finalmente proviamo a disinnescare queste mine che esplodono continuamente nel mondo, che ci entrano velocemente nei telegiornali, e poi noi dopo due secoli magari ci ritroviamo qua a piangere le stesse cose, a denunciare questi misfatti, questi crimini contro l'umanità, oggi verrebbero definiti e probabilmente processati in qualche tribunale internazionale che fortunatamente è nato da qualche anno, solo da qualche anno, da qualche decennio, da un paio di decenni. Cominciano anche a essere puniti a livello giuridico queste cose, perché prima si diceva, vabbè, è la logica della guerra, è più forte, chi ha in quel momento lo scettro fa quello che vuole, gli altri lo rispondono. Oggi forse ci avviamo verso un cambiamento di rotta, ma io credo che, e chiudo qui, che è meritorio proprio che si conoscano tanto questi fatti, perché io stesso queste cose le ho conosciute in tarda età, nelle scuole, non viene detto, so che c'è una preziosa iniziativa, una giornata della memoria di queste cose qua, che è bene che nelle scuole di soldi unite si parli di questi fatti, perché sì, intanto perché si conoscano, perché se non si conoscono nemmeno ci si può riflettere sopra e si può provare a superarli. Quindi con questo auspicio e con i ringraziamenti a voi che siete qui, a chi ha organizzato questa suggestiva cerimonia in memoria di queste vittime, io ho lasciato la parola all'abate di Casamani.